cos'è? Quello. Questo è miele e quello è il mandarino. Sì, però quello è marrone, che cos'è? Avena, latte di soia. Avena al cioccolato, latte di soia. Voilà. Voilà. Com'è? Voilà. Buona colazione, Edo. Adesso andiamo a tirar fuori la mia tisana e utilizzerò questa matcha green tea e ovviamente il mio caffè. Buongiorno Edoardino. Buongiorno. Buona colazione. Qua è pronto il mio tè, il caffè e ora sto aspettando il mio tortino o panettoncino, come vogliate chiamarlo, visto che è altissimo e sofficissimo. Volevo dire ai miei amici che ho mangiato questo tortino buono. Amore, ma quindi ti piace l'avena al cioccolato? Sì. È buona. Sì, per Edoardo ho usato il preparato di avena e latte scremato in polvere di My Protein Little Beast, esplicitamente preparato per i bambini. Questi sono i valori. Sì, ne bastano circa 30 grammi. Latte di soia e un po' di mandarino e miele. Questo è il latte di soia che ho utilizzato, Nutrimi. Soy, perché questo non contiene zuccheri. Questo non contiene zuccheri. Acqua, semi di soia, alghe marine. La preparazione del mio è infinita, ma non mettere le dita nel naso, Edoardo. Dai, mangia. E così è tutto pronto. Il mio panettoncino che si è un po' sbriciolato, però perché ogni tanto non mi vengono neanche a me, soprattutto quando decido di fare il video What I Eat in a Day. Però è comunque buonissimo e l'ho realizzato con 60 g di farina di avena gusto cioccolato My Protein, 100 g di albume, 1 g circa 2 di lievito istantaneo, 40 g di yogurt bianco magro, 60 g di banana. Ho mescolato il tutto, li ho cotto in un pentolino molto piccolino e alto e poi il topping con melograno, nut choc e sciroppo Apple Cinnamon My Protein. E ora mangio perché ho fame. Preparo questa patata in padella, che adesso la vado a tagliare a pezzettini, con le zucchine, e devo scegliere una fonte di proteine. Probabilmente farò o l'uovo, che c'è, o la carne rossa. Ancora è da decidersi. Intanto cucino le zucchine e le patate insieme con un po' di aglio, un po' di curry, timo e rosmarino. Sono ancora in pigiama perché ho appena fatto colazione, però mi accingo già a preparare il pranzo, visto che oggi è un giorno di festa e dopo dovrò uscire con Edoardo, in modo tale da aver tutto pronto. Quindi taglio le patate a cubettini piccoli. È da un po' che non mangio le patate, infatti ne ho molta molta voglia. Oggi sì, oggi sono in giornata appunto di ricarica, perché come vi dicevo sto facendo una sorta di carb cycle in cui ho 3 giorni a carbo medi, proteine e grassi più alti, e un giorno dove ho i grassi più bassi, proteine pure e i carbo sono alle stelle, diciamo.
Quindi è bene che io mi tolga i miei sfizi durante questa giornata con i carbo alti, così che domani poi torno alla mia solita alimentazione per 3 giorni. E quindi le patate mi andavano tantissimo. Però ovviamente se i carbo sono alti, i grassi sono molto bassi oggi. Infatti, a parte quelli provenienti dagli alimenti, non ne ho. E domani ho già in programma l'avocado, perché lo adoro. Vado a mettere queste patate insieme alle zucchine. Prendiamo il rosmarino. Questo è molto buono perché è quello fresco. Io abbondo con il rosmarino perché mi piace molto. Il curry. L'aglio, che li vado ad aggiungere ora. E il tocco solito agrodolce. Alpro Coconut Original. Ne basterà davvero poco. Cosa accompagnare di fonte proteica al pranzo? Ho preso questo filetto di scottona magro, sono 150 grammi e ora lo vado a marinare nel limone e nell'aceto balsamico, perché lo mangerò crudo. Intanto, come vedete qua, si sta formando una cremina, le patate si stanno cuocendo, le zucchine pure, però vedete c'è questa cremina e si sta diventando più denso e cremoso. Premiamo il limone in tutta la carne. Adesso lo appoggio qui, prendo l'aceto balsamico. Devo fare tutto con una mano perché non ho il cavalletto ancora. Un goccino di aceto. Poi lo mescolo un pochino, faccio in modo che tutta la carne sia ricoperta e lo vado a far riposare in frigo fino all'ora di pranzo. Quindi sono le 9, almeno 3 ore. È pronto anche il mio pranzo. Il filetto di scottona che avevo fatto, avevo messo in frigo con limone e aceto balsamico e un po' di sale alle erbe, finocchi, dove ho utilizzato il dressing che ho pubblicato anche sul blog, e praticamente contiene sempre limone, tic, aceto balsamico, un po' di aglio in polvere, curry o curcuma e un velo di cannella. Edoardo che mangia? I torciglioni di farro con le zucchine e il filettino anche per lui. E io qui ho le patate in agrodolce cotte nel latte di cocco con le zucchine. Quindi fonte di carbo, le verdure e le proteine. Aggiungo poi un po' di questo flavoring che adoro, goat cheese di Max Protein. In cottura ho aggiunto Rose Spice Bar. Al gusto Toasted Brown Mustard Seeds, che avevate già visto nelle mie stories, che l'ho ricevuto di recente. Sono delle spezie molto molto buone, quindi vi consiglio di provarle. E niente, ora mangiamo. Buon appetito. Preparando il mio spuntino, che consiste nel Kinder Feta Latte Fit, la cui ricetta l'ho pubblicata sul blog un po' di mesi fa. Le quantità in questo caso sono 40 g di farina di avena, 100 g di albume lievito
La farina è al cioccolato, l'ho messo in questo pentolino, lo lascio cuocere a fuoco basso. Intanto ho aromatizzato lo yogurt bianco greco, ovvero 150 grammi, perché altri 50 li ho utilizzati nell'impasto, con il Flav Drops al gusto toffee. Guardate quanti ne ho. Questo è questo qua. Al gusto toffee, quindi caramello, buonissimo. E gli ho aggiunto anche 10 grammi appena di melograno e 1 grammo di agar agar per vedere di addensarlo un po'. E così questo yogurt greco free zero, che questo pancake si sarà raffreddato, lo andrò a tagliare a metà e farcire con lo yogurt greco e mettere a riposare in frigo perché lo mangerò come post workout. È giunto il momento del mio post workout. Scusate la luce eccessiva, vi faccio vedere il mio sandwich di avena albumi e ripieno di yogurt aromatizzato al gusto toffee, my protein, con l'avena chocolate smooth. E niente, ora mi accingo a mangiare il mio super sandwich arricchito di chicchi di melograno. Salmone. Volevo un tocco di colore ulteriore e anche un po' di curry, come sempre. Cena pronta. Contorno di verdure, salmone e 5 fette vasa. Buon appetito!